Siamo con Mister Gregoraci dello Scalea. Allora, sicuramente non la migliore partita della vostra stagione. L'Olympic nel primo tempo vi ha messo sotto in maniera davvero molto importante. Poi nel secondo tempo siete saliti un po' con il baricentro, però credo che l'Olympic abbia meritato la vittoria quest'oggi. Ma guarda, il primo tempo è vero, l'Olympic ci ha messo un po' sotto anche perché conoscevamo i valori di questa squadra. C'ha dei singoli molto importanti, è vero, però noi nel secondo tempo veramente siamo, come hai detto tu, siamo usciti fuori alla grande. Abbiamo un po' peccato perché abbiamo insistito su questi lanci lunghi, cosa che la partita si era un po' preparata diversamente, di giocare, di muovere più velocemente la palla, però questo purtroppo è quando avere una squadra giovane che qualcuno un pochettino fa fatica a prendere delle responsabilità, ti comporta questo. Dopo, guarda, non è facile giocare contro una squadra esperta come questa che c'ha dei singoli, come torno a ripetere, veramente importanti e veramente di valore. Però guarda, a tuttora sono contenti questi ragazzi, dobbiamo cercare di migliorare da qualche punto di vista e ci servirebbe qualche altro giocatore che ci potesse dare una mano, perché torno a ripetere, è una squadra abbastanza giovane. Abbiamo visto nei primi minuti obiettivamente proprio la difficoltà anche nel fraseggio. Viscomi si abbassava per prendere palla, cercava magari di servire gli attaccanti di qualità, Angotti su tutti, però l'Olympic era bella concentrata e ha respinto un po' ogni vostro tentativo. Nel secondo tempo, alla fine, queste partite, quando poi alla fine non prendi tanti gol, le puoi anche pareggiare. Vi abbiamo visto all'ultimo anche magari tuffarvi tutti nell'area avversaria. Sì, guarda, Damiano è uno di quelli che ha un po' di carattere, che si abbassa a prendersi palla, ma ce n'è uno, dobbiamo averne più di uno di questi che si abbassa a giocare la palla, a differenza delle Olympic che ce n'ha due o tre in mezzo al campo che sanno giocare la palla, la sanno muovere velocemente, e questo purtroppo in questi campionati un po' fa la differenza. Però guarda, dobbiamo lavorare, non è che una partita ci porta alle stelle e l'altra ci ammazza, quindi dobbiamo lavorare, continuare a lavorare su questi uomini che ci abbiamo. Io mi auguro che dopo in settimana facciamo un resoconto della situazione e mi auguro pure che la società mi accontenti su un giocatore o un altro giocatore per poter dire la nostra, perché non è nulla di vanificato, però c'è qualche piccola lacuna, ma la dobbiamo andare a migliorare. In conclusione, abbiamo visto una ottima Olympic, uno Scalea che sicuramente, come dicevo, non è stata nella sua miglior partita, con un po' di carattere in più, però questa squadra può mettere in mostra la qualità che possiede e magari potete anche risalire un pochino la classifica, che comunque tutto sommato è buona, visto anche il livello delle squadre, gli organici delle squadre che vi precedono. Ma guarda, il carattere no, perché mi sa che carattere ce l'abbiamo da vendere noi, ci serve il carattere, ce l'abbiamo da vendere, anzi devono stare un po' più calmi sinceramente. Il carattere usato meglio, diciamo. Sì, sfruttato in quelle situazioni di poter giocare di più la palla, e questo sì, però la classifica va bene perché gli obiettivi rimangono sempre gli stessi, una salvezza tranquilla, però siamo la classifica abbastanza corta, con due o tre partite che fai importanti, con risultati pieni, ti trovi su in classifica, altrimenti ti trovi giù. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo, torno a ripetere, vederci intorno, vedere quello che ci può dare una mano a noi e dopo cercare di continuare a lavorare senza mollare nulla, lasciare nulla al caso, e per poter cercare di accumulare più punti possibili. In bocca al lupo per il proseguo. Grazie molto.